Dal 3 settembre al 16 ottobre la 56esima mostra della ceramica di Castellamonte. Il progetto è promosso dal Comune di Castellamonte con un grande impegno e una grande attenzione, e poi il corpo organizzativo è chiaramente una macchina molto importante, perché la mostra è veramente enorme, complessa e molto faticosa da tutti i punti di vista, e anche curarne i dettagli e le limature è un'operazione di grande impegno. Qual è il tema di quest'anno? È terra, ed è un tema riferito sia alla mostra della ceramica di Castellamonte e sia a questo dialogo, questo progetto di dialogo con il circuito dei musei storici della ceramica piemontese e ligure, e che sono i musei di Mondovì, delle due Albissole e di Savona, che condividono questo tema, ciascuno declinato a proprio modo e rispetto alla propria identità. La 56esima mostra della ceramica è un progetto che si articola e si snoda in maniera diffusa su tutta la città di Castellamonte e racconta questa tradizione ceramica da un punto di vista storico e contemporaneo, con uno sguardo che parte dall'arte, dall'artigianato, dall'industria, che sono tutti aspetti che fanno assolutamente parte della storia della ceramica legata a Castellamonte, che già storicamente proprio nasce come centro estrattivo e produttivo, si parla di millenni fa, per arrivare poi ad avere una contemporaneità legata alla scena artistica e nazionale dell'arte molto vivace, e ne appunto testimonianza questa tradizione che è arrivata alla 50esima edizione della mostra. Nello specifico questa edizione si concentra come progetto curatoriale a Palazzo Botton, al cui piano terra c'è una grossa personale di Luigi Stoisa. Il giovane maestro ha sempre lavorato su un'idea scultorea fatta di segno e di materia, spesso proprio legata alla ceramica e all'argilla di Castellamonte. Al piano superiore invece c'è una collettiva di giovani artisti internazionali che declinano quelle che sono le sperimentazioni relative alla ceramica nell'arte contemporanea. Nel resto del paese c'è l'altro nucleo importante, è quello dedicato alla scena di Castellamonte, con 35 artisti al Centro Congressi Piero Martinetti, che raccontano quella che è la vivacità di una scena artistica locale piena di figure, non solo di Castellamonte, ma luogo di raccolta anche da altre parti d'Italia. E poi c'è la sede del castello e altre sedi private che si gemellano e si mettono in rete, tra cui, e poi dimenticavo, e invece non ho dimenticato, l'Istituto Statale Faccio, che è una vera scuola per le esigenze di un approfondimento e un approccio tecnico a quello che era la ceramica. Castellamonte è già rinomata per la ceramica, si tratta di un'ulteriore valorizzazione per scoprire ancora aspetti nascosti? Secondo me, da riscoprire. La tradizione ceramica a Castellamonte è sempre proseguita da un punto di vista artigianale, industriale e artistico, spesse volte non abbastanza valorizzato. I visitatori in che modo potranno partecipare? Avranno ingresso libero a tutte le sedi e poi hanno un catalogo che comprende, contiene ed è una guida tutto tondo di tutta l'articolazione della mostra, della storia di Castellamonte, con immagini e contesti, proprio perché sia qualcosa da utilizzare in mostra, ma da tenere come catalogo, come memoria di questa edizione, ma anche della tradizione di Castellamonte.